Ciao a tutti, sono Yuri, bentornati sul mio canale YouTube. Quest'oggi vedremo come riempire il nostro impianto per il raffreddamento liquido, quindi andremo a mettere a fare il refill del liquido. Bene, rieccoci qua. Adesso procederemo al riempimento dell'impianto. Come prima cosa dovremo aiutarci con un imbuto come questo, con una gomma, non so se si vede, che andremo a mettere nel top del serbatoio. Vedete che qua gli ho montato un raccordo di entrata, dovremo infilarlo dentro, un attimo che passo di qua, e ci servirà per immettere il liquido nel nostro impianto. Quindi vedete, in questa maniera, non avrete bisogno di stringerlo con la ghiera perché il raccordo è già a pressione. Vi faccio notare che prima di riempire l'impianto è sempre bene mettere della carta assorbente nei punti strategici, quindi nel water block della CPU, uno anche qui sotto per vedere eventuali trasudi. Vedete qua dove c'è il ponte dello slide, il bridge, qua sotto nella valvola per il draining, un po' dappertutto dove ci sono i raccordi per notare degli eventuali trasudi. Una cosa importante che voglio segnalarvi è che qui la pompa è stata collegata a un alimentatore separato da tutto il resto, diciamo così, dell'impianto. Naturalmente tutto l'hardware è scollegato per evitare eventuali cortocircuiti dovuti, speriamo di no, ad un'eventuale perdita. Quindi comunque andremo ad accendere la pompa dopo che avremo messo il liquido, ma con un alimentatore separato. Il liquido refrigerante è questo, parliamo delle K Ecoland Blood Red. Io ne ho presi 3 litri per sicurezza, ma penso che ce ne vadano di meno. Bene, adesso Tiziano mi aiuterà con l'imbuto, cominceremo a mettere il liquido piano piano. Cominciate piano piano a mettere il liquido, così vedrete se già all'inizio avremo dei trasudini. Vedete che comincia a scorrere. Lasciate defluire bene il liquido. Diamo un'occhiata sempre per eventuali trasudi. Sia tutto a posto. Mi raccomando di versare il liquido molto lentamente. Andiamo avanti. Bene, adesso abbiamo cominciato a mettere il liquido, ci aiuteremo con una siringa e andremo a mettere il liquido dentro, quindi piano piano. Vedete? Andiamo a riempire. Dai una mano un attimo che puliamo il tubo. Ecco qua.
e adesso abbiamo abbastanza liquido nel serbatoio. E cominciamo a fare girare la pompa. Andiamo un attimo, vedete? Piano piano, lasciatela correre. Mi raccomando che non venga mai a meno il liquido nella pompa. A questo punto continueremo a fare il riempimento del serbatoio e ci vediamo fra poco. Bene, vedete, siamo più o meno a metà del riempimento, quindi riempite man mano la vaschetta e fate girare la pompa, sempre a step, non fate, mi raccomando, venire a meno il liquido. E Tiziano mi sta dando una mano, noi ci stiamo aiutando con una siringa, con un tubo di gomma, vedete? Vedete che già il liquido ha cominciato a girare in tutto l'impianto, per ora non abbiamo trasudi. Più o meno il serbatoio, ogni volta che lo riempite, dovrà arrivare circa qui, non fatelo troppo pieno. Ecco qua, mettiamo un'altra e poi facciamo fare ancora un giro alla pompa. Bene, facciamo fare adesso un altro giro alla pompa, vedete che il liquido circola, ecco qua, adesso ne mettiamo ancora un po'. Vedete che già il liquido comincia a essere a livello. Mettiamo ancora un'altra siringa. Operazione che richiede un pochettino di tempo, quindi il video l'abbiamo tagliato in più pezzi, altrimenti risulterebbe un po' noioso. Ecco qua, adesso faremo fare ancora un altro giro alla pompa. Ecco qua, la nostra D5 comincia a pompare molto bene il liquido, vedete? Ecco qua, il liquido comincia ora a livellarsi, vedete? Lasciatelo correre perché l'impianto dovrà completamente spurgarsi dall'acqua. Diciamo così, una volta che avrete riempito l'impianto, vedete che cominciano a non vedersi più le bolle, diciamo così, lasciate girare l'impianto, e dico solo l'impianto idraulico della pompa collegata con l'alimentatore separato, per circa 3-4 ore io consiglio. Noterete dopo un po', adesso noi andremo comunque a riempirlo ancora un pochettino il liquido, naturalmente dovrete lasciare il serbatoio aperto per favorire lo spurgo dell'aria. Dicevo, naturalmente con l'andare delle ore vedrete che il liquido tenderà a diminuire, questo perché in tutte le intercapedini, parlo dei water block, quindi delle schede video, del, diciamo così, del water block della CPU e anche in tutte le intercapedini dei radiatori, si andranno a riempire gradualmente, faranno fuoriuscire tutta l'aria. Bene, ci vediamo fra poco, adesso finisco di riempire l'impianto. Bene,
Come potete vedere, l'impianto è quasi completamente riempito. Vedete il livello della vaschetta? Vedete qua? Cominciato a rimanere a livello. Vi ricordo che l'impianto, vi ricordo ancora che l'impianto dovrà stare circa 4-5 ore, dipende, in moto, per aiutarlo a spurgare completamente tutta l'aria. Quindi lasciate il top del serbatoio aperto per fare fuoriuscire l'aria fino a che non sentirete più il gorgoglio, il classico gorgoglio del fiume. Un'altra cosa importante che dovete fare, una volta che avete fatto tutte queste operazioni, è scuotere leggermente il case per aiutarlo ulteriormente a, diciamo così, a spurgare l'aria. Una volta fatto questo, quando non sentirete più il gorgoglio del fiume, diciamo così, l'impianto è spurgato. Bene, per oggi è tutto ragazzi, avete visto come abbiamo fatto a riempire l'impianto del nostro computer, ci vediamo alla prossima, quindi al video finale con il computer finito. Ciao!